cioè in nona posizione, scusate. E adesso invece andiamo ai piani alti davvero della classifica, dopo la bellissima esibizione del combinato che le ha portate molto vicine alle campionesse italiane delle Fiamme Oro, Veneto Banca Montebelluna. E qui loro ci raccontano una storia, la storia di una ragazza normale che vediamo adesso sul bordo vasca, che viene trascinata in un mondo fantastico, vive un'esperienza straordinaria. Nuba, credo che si chiami, è entrata da uno spettacolo del Cirque du Soleil. Date le spinte, Simona Ricotta, che è stata la coreografa della routine e anche della scelta delle spinte, assolutamente ha creato un'incredibile, guardate, l'elevazione di questa, spettacolare. Abbiamo visto la prima parte di gambe, bellissima anche questa doppia spinta, e sicuramente appunto le spinte, la coreografia e la velocità sono i punti di forza di questa routine. Questo lavoro 4 e 4. Notevole, formazione ad alto tasso di esperienza con 5 senior e 3 junior. C'è una continua ricerca del particolare, nessun elemento è lasciato andare, c'è sempre qualcosa di nuovo, di diverso. Velocità con cui le preparano le piattaforme. Nel libero combinato è andato davvero filo da torcere alle campionesse italiane delle Fiamme Oro e sono poi arrivate molto vicino, 9 decimi di punto. Sono curioso di vedere cosa succederà quando scenderanno in vasca le Fiamme Oro, non subito, ci sono ancora due formazioni in mezzo. Parte di gambe, poi di braccia conclusive, suggestiva e poi soprattutto per grandi spinte da parte del Veneto Banca Montebelluna. Sì, assolutamente. C'è Simona Ricotta che vedete qua inquadrato sulla destra, è molto preoccupata per l'esito della routine, una squadra con una coreografia profondamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, quindi
incerta se sarebbe piaciuto o meno. Mi sembra che il risultato sia evidente dagli applausi anche no, del pubblico. Sì. Io non sono un giudice, ma posso dire che l'apprezzo molto, così come mi sono piaciute molto nel libero combinato. Insieme a Martina, Zenton, che l'altro tecnico ha fatto un E anche adesso, vediamo, perché poi in qualifica tra loro e le Fiamme Oro c'era un distacco di sostanziale, di 3 punti, quasi 4. Vediamo, loro intanto incrementano notevolmente, meritatamente direi, di 2 punti, 26-4 l'esecuzione, 35-733 di artistico, 26-6 di difficoltà, 88-733. Plebiscito Padova è un lontano ricordo, perché le staccano di 5.8, ma soprattutto significa un incremento di 2.2.